Mi risveglio, scarpe che rimangono incastrate nel cemento. Mi guardo intorno, ci vedo a stento. Non mi sento poi così contento, forse perché non riesco a ricordare ciò che è successo. Su un muro leggo una scritta, recita: tu non la vuoi dar vinta, chissà chi l'avrà mai affittata. Chissà che mi sono perso un'altra puntata. Mi sono messo in piedi scalzo, ma mi sa che stanotte non mi sazio. Dammi una bottiglia ancora oppure sparo. Non sono più io questa persona, meglio che scappo da me. Mi sono messo in piedi scalzo, ma mi sa che stanotte non mi sazio. Dammi una bottiglia ancora oppure sparo. Non sono più io questa persona, meglio che scappo. In qualche modo mi rialzo, cammino per le strade tra i palazzi, li salto con un balzo, passo la parte più malfamata, non voglio farmi squarciare da una lama già limata. Arrivo davanti a un locale pieno di gente, entro qui da fare, sembra esserci niente. Sento il mio sguardo assente, nessuno sente, allora penso che sia meglio rimanere silente. Verso il bancone mi imbarco, mi siedo e di colpo mi sento stanco. Chiamo il barista qua accanto e mi escono queste parole in tono ubriaco. Mi sono messo in piedi scalzo, ma mi sa che stanotte non mi sazio. Dammi una bottiglia ancora oppure sparo. Non sono più io questa persona, meglio che scappo da me. Mi sono messo in piedi scalzo, ma mi sa che stanotte non mi sazio. Dammi una bottiglia ancora oppure sparo. Non sono più io questa persona, meglio che scappo. Qualcuno ha chiamato gli agenti, mi mettono in un furgone, saranno in 20. Quanta sicurezza, meglio che mi orienti. Invece cado nel sonno, mi trovo in altre vesti. Eccomi in una sala con dei vetri. L'ispettore mi chiede: ma tu vedi come sei messo? Vorrei rispondere, ma non so nulla. Servirebbe un certo Salvatore Aranzulla. Per adesso ti tocca un periodo di prigionia. Fino a quando non sarai portato al processo, rimarrai qui dentro. Portatelo via! Buttato in una cella qualsiasi, ripenso alle mie insensate frasi, ma all'improvviso metto fine alla mia catarsi. Dall'altra parte una voce dice di fidarsi. Un uomo mi incalza, devi stare concentrato, ogni cosa che fai ha il suo significato. Capirai tutto in teoria, basta semplicemente seguire il filo della storia. Il filo della storia.